Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale e bentornati appunto sul canale dove non esiste né colonne di maglia di bandiera e dove l'unica fede calcistica è quella verso il calcio stesso. Mi raccomando, sostenete anche il mio progetto podcast Storie di Calcio e anche Volti Nuovi, che sarebbe la versione podcast della playlist di YouTube Presentazioni Calciatori. Ovviamente mi raccomando anche iscrivetevi al canale e supportate questo progetto. Ma in questo video andiamo a parlare della partita di, anzi delle partite di ieri, vale a dire le prime due che riguardano gli ottavi di finale di Qatar 2022, vale a dire Olanda-USA, conclusosi con il punteggio di 3-1 per gli olandesi, e del 2-1 che ha visto vincere appunto l'Argentina contro l'Australia. Ma partiamo dalla partita del pomeriggio, vale a dire Olanda-Stati Uniti 3-1. Un'Olanda che fondamentalmente ha meritato ampiamente la vittoria e l'ho vista anche diversa rispetto all'Olanda dei gironi. Un'Olanda più convinta e che ha sfruttato le catene esterne, perché comunque tenendo conto che l'Olanda gioca con un 3-4-2, un 3-4-1-2, ecco, ha sfruttato il discorso quarto-quarto, quello che in un 3-5-2 verrebbe chiamato il quinto-quinto, perché comunque sono andati a segno sia Blind che Dumfries con i rispettivi assist, quindi Dumfries farà assist a Blind e Blind farà assist a Dumfries, quindi un piano di Van Gaal che comunque è andato molto 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 bene. Ripeto, ho visto l'Olanda molto più convinta dei propri mezzi, ma comunque non mi sorprende, nel senso che comunque nei gironi si è visto più volte che magari le squadre viaggiano a una velocità un po' inferiore per poi magari dare il meglio degli ottavi di finale in poi, ma semplicemente per un discorso di risparmio energetico. Tu magari vai a, non dico a speculare nei gironi, però comunque va a giocare un po' meno bene, in un modo un po' più a ritmi un po' più bassi, cercando di capitalizzare il massimo per poi magari arrivare un po' più freschi nelle gare finali, anche perché comunque voglio dire i gironi sono composti da partite molto avvicinate una con l'altra, quindi non mi stupisce la cosa. Ieri comunque anche bellissimo il gol di Aji Wright, un di tacco. Stati Uniti che comunque confermano quello che comunque hanno dimostrato anche in giro, in una squadra in crescita secondo me in relazione al movimento calcio dell'MLS, ma che ovviamente ha delle problematiche, ma delle problematiche che derivano comunque dal DNA della squadra, della nazionale, e comunque da giocatori che, anche se 4, 5, 6 ti giocano in campionati esteri, ma gli altri 5-6 barra 4 giocano magari in campionati locali, e comunque la MLS non è ai livelli delle top league europee, quindi voglio dire è naturale questa eliminazione, ma comunque degli Stati Uniti che mi sono molto piaciuti, anche perché anche ieri non hanno disdegnato l'attaccare, non hanno, cioè, hanno mostrato voglia di raggiungere il risultato. È ovvio che comunque l'Olanda ha fatto avendo maggior tasso tecnico, ha fatto dei bellissimi gol, perché ok, il gol di Depay magari è una bella azione, ma i gol degli esterni sono stati clamorosi. Il gol di Blind molto contento, anche perché il palo, insomma, assistente tecnico di Van Gaal, quindi un giocatore in là con l'età, se non era un classe 90, che ha avuto anche dei problemi fisici, quindi sono contento per lui, anche perché insomma adoravo Blind padre come giocatore dell'Olanda e dell'Ajax, quel grande Ajax. E poi comunque il gol di Dumfries molto bello, con il cross di Blind e un Dumfries che va a concludere di prima intenzione al volo e la mette nell'angolino. Un Dumfries che veramente in questa stagione è cresciuto esponenzialmente, quindi secondo me, anzi diciamo anche più generalmente parlando, reputo che l'Olanda abbia ampiamente meritato la qualificazione quarti. Andiamo poi alla partita dell'Argentina, quindi un 2-1 finale. Un'Argentina che per l'ennesima volta non mi è assolutamente piaciuta. È andata sull'1-0 grazie a un bel gol di Messi, ma regalato comunque da una grandissima disattenzione da parte del, o meglio, una grandissima ingenuità da parte dell'Australia, perché vai a concedere un calcio sulla fascia destra dell'Argentina in attacco
e poi mi lasci libero Messi, e lì è normale, più che altro anche perché l'Australia ha sempre avuto difetti di marcatura, o meglio, se si va a prendere i singoli non si può pensare che tutti i giocatori siano in estra della situazione, quindi normale che la disattenzione ci può ampiamente stare. Poi il 2-0 di Agustín Álvarez, che si dimostra un ottimo attaccante, addirittura mi è andato a scalzare Lautaro Martinez, e ad ora merita. Agustín Álvarez a me onestamente è sempre piaciuto, perché è un tipo di attaccante cattivo, arcigno, vecchio stampo, perché non ha quella struttura fisica da vero 9, no? È un 9 mobile, però che comunque vede la porta, è cattivo. Mi ricordo un pochino a volte Rooney, forse anche abbastanza più mobile di Rooney. Rooney era più uno che magari, ecco, era in zona centrale, che correva molto, faceva del fisico anche la sua parte principale, ma comunque un attaccante molto moderno, ma che di contro non snatura il suo fiuto del gol. Non è uno che si allarga, va a fare gioco sull'esterno, però poi la porta la vede neanche col binocolo. È uno che comunque i suoi gol li fa. Veramente un ottimo acquisto, e ci ha visto lungo lo United. Sicuramente, scusate, il City. Pensate un pochino all'errore. Ma addirittura un attaccante che c'ha qualcosina di quel primo Kun Aguero, no? Ripeto, uno che svaria, che vede la porta, sornione, voglioso, cattivo. Sul campo ovviamente, quindi va a anticipare tutta la difesa e conclude con un tiro molto intelligente e molto preciso. Poi d'accordo, bellissimo il gol di mi scappa il termine, cioè, o meglio non mi viene il nome, però comunque voglio, anzi scusate, è un gol di Enzo Fernandez, ma dal tiro di un giocatore dell'Australia che ora non mi sovviene appunto il nome. Però un'Australia che lì poteva decidere tra due partite: o mi vado a difendere e poi mi gioco gli ultimi 20 minuti, oppure una volta che sono in svantaggio vado ad aggiungere un'altra punta per recuperare il vantaggio magari prima dei 20 minuti finali, ma allo stesso tempo vado a creare spazi per l'Argentina. E quindi il tecnico ha scelto, diciamo, l'ultima, o meglio scusate, ha scelto di giocarsi negli ultimi minuti, quantomeno l'ultima mezz'ora, aggiungendo una seconda punta, ma comunque troppo tardi. Ha speculato tanto il tecnico dell'Australia e l'Australia in generale, però ripeto, non mi sento di dare la colpa all'Australia in sé per sé e al tecnico dell'Australia, perché psicologicamente è normale. Tu con l'Argentina ti va a difendere, dici mi arrocco dietro, spero di non prenderle, e gli ultimi 20 minuti mi gioco il tutto per tutto. E ripeto, un'Argentina che a me non è piaciuta, perché nel primo tempo non fosse stato per quella boiata che ha fatto il difensore dell'Australia, non mi ricordo se fosse Page o una roba del genere, l'Argentina magari sarebbe andata al fischio finale del primo tempo sul risultato dello 0-0, una cosa vergognosa per un'Argentina che mi gioca contro un'Australia. È inconcepibile questa cosa, e a me non è piaciuta l'Argentina, ripeto, nei singoli a posto, Messi, Alvarez e chi più ne ha più ne metta, ma a livello di gioco veramente poca roba, e ha dei limiti questa squadra, tanti limiti. Poi vabbè, io voglio sorvolare da quella fine del mondiale il discorso ad Dani, però vabbè, perché anche Messi ieri non ha fatto il fenomenone, cioè non è che si è portato a difesa dell'Australia da solo, ha fatto un bel gol, perché giustamente Messi è un grandissimo giocatore, ma è stato, secondo me ovviamente, lui come CR7 sono stati degli alieni. Ora uno a 38 anni quasi, quell'altro a 35 anni, a 36 anni quasi, direi che sono dei grandissimi giocatori, sono dei campioni, ma secondo me hanno perso quello status di alienità. Quindi non lo so, l'Olanda mi ha dato addirittura il sentore di essere un po' più squadra, di avere un'idea di gioco un po' più marcata, diciamo così. L'Argentina invece i singoli, punto. E io penso che fino
a fine del campionato del mondo, o meglio, fino alla fine del percorso eventuale dell'Argentina, il tutto si baserà su questa cosa, quindi sul gioco dei singoli. Ovviamente qui sotto fatemi sapere cosa ne pensate. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!